Io penso che i luoghi comuni esistono un po' in tutto il mondo, ma se ci sono questi luoghi comuni in Italia, probabilmente è la responsabilità della nostra classe politica, non di qualcun altro, che ci rappresentano nel mondo. Vorrei ricordare comunque che, parlando un attimo del referendum prima, che innanzitutto c'è un altro quesito di un'altra persona, che è Passigli, che, di cui non si parla mai, che in realtà introduce il proporzionale all'interno diciamo, tende ad abrogare alcune norme della legge attuale per introdurre il proporzionale, che io sinceramente preferisco a quello per cui si stanno raccogliendo le firme adesso. Ma vorrei dire anche un'altra cosa: prima si è fatto l'elenco dei partiti che sono dietro questa mozione che serve a raccogliere le firme per questo referendum abrogativo di questa legge elettorale. Ecco, se andiamo a ricordarci i nomi di questi partiti, tutti quanti, mettiamoli tutti quanti in fila, questi partiti in questi 4 anni dove stavano quando c'era da discutere la legge iniziativa popolare che hanno firmato 350.000 persone in Italia? Allora io dico, non è forse strumentale che oggi, quando siamo sotto elezioni, tirano fuori questo referendum che probabilmente potrebbe anche essere dichiarato incostituzionale, in quanto ancora non è certo che questo referendum poi possa portare alla precedente legge elettorale, quindi si potrebbe creare un vulnus legislativo. Io dico, ma forse non era meglio che questi stessi partiti si prendessero in carico di portare in Parlamento quella che è la legge firmata da 350.000 persone e che aspettano da 4 anni che sia discussa? Io su questo vorrei provare a dire due cose, interloquendo, diciamo, e provando anche a capirci su alcune cose. Ora non vi racconto tutta la mia attività, diciamo, parlamentare, ma vorrei dire che nemmeno una di queste proposte di legge è stata discussa. Quindi che ci fai in Parlamento? No, vorrei provare a spiegarti che, diciamo, la vita delle istituzioni, quindi sono d'accordo con te. Ma lei fa parte di queste istituzioni? Sì, ma io sono un parlamentare d'opposizione, quello che sto provando. Ma quando era maggioranza, scusi, ma cosa allora fa? Non c'ero, ma quello che sto provando. E lei non c'era, questo non c'era, quell'altro non c'era, non è mai colpa di nessuno. Però che le scelte, no, però fattimi dire un concetto, perché lui, è importante. Perché cioè le scelte integrava. Dei governi non sono neutre. Io questo sto provando a dire. Ma esiste un Parlamento, cioè, che deve legiferare. Il governo esegue, non legifera. Non puoi fare di tutta erba un fascio, perché non è così. Noi le nostre battaglie di opposizione le facciamo votando contro, facendo. Ma quando eravate in maggioranza, questa legge sarà 4 anni questa proposta, c'era Prodi quando l'abbiamo presentata. Io ti sto dicendo un'altra cosa, provando a dire che l'agenda dei lavori parlamentari, quando noi siamo alla 50ª fiducia, perché l'altro giorno abbiamo votato la 50ª fiducia alla Camera, il dibattito parlamentare, lo si diceva prima, è completamente strozzato. Ho comunque, capito, posso, ma due anni fa lei non c'era, scusami, c'era un suo collega in Parlamento del PD, perché questa legge non è stata votata? 350.000 firme di cittadini italiani raccolte sono il nulla, sono trasparenti e invisibili? No, e perché da 4 anni non sono minimamente presenti? Ma non è così, perché voglio dire, no. Alcuni dei punti, io vorrei tornare sui punti della loro proposta. No, però la risposta, perché io, se raccogliamo 350.000 firme tutti insieme, ha senso o non ha senso? Qualcuno le considera o non le considera? Esistono o non esistono? Allora, certo si può dire sì o no? Ma certo, ma che sì. Un concetto e come esistono se da 4 anni ritorniamo al punto, il dibattito in Parlamento non esiste. Un concetto molto semplice, lei è bravissima, guardi, sarà bravissima. Lei ha scritto tantissime leggi, quello che vuole. Le abbiamo chiesto, discutete per tirar fuori i condannati dal Parlamento. Sono guardi, d'accordo. Io l'ho lasciata parlare. È molto semplice, guardi, è semplicissimo. Fuori i condannati dal Parlamento. È un articolo della legge che stiamo dicendo. Io sono ultra d'accordo. Fuori dopo i condannati dal Parlamento. Allora, è proprio una cosa semplice. Io sono super d'accordo, detto questo, ed è così come è super d'accordo il mio partito, perché davvero ragazzi, cioè io sapete perché io detesto il berlusconismo, perché il ragionamento che stiamo facendo noi e che state facendo voi porta a dire che siccome è tutto fango, che siccome tanto è tutto uguale e siccome tanto fanno tutti schifo, stiamo chiedendo se vi va di discutere una legge che è stata presentata. L'articolo 71 della Costituzione dice che i cittadini possono presentare proposte di legge di iniziativa popolare presentando 50.000 firme a sostegno della proposta di legge. Noi lo abbiamo fatto e ne abbiamo presentate 350.000. Referendum, la vostra proposta di modifica della legge elettorale non prevede l'allontanamento, la non eleggibilità dei condannati in Parlamento. E non prevede nemmeno il massimo di 2 legislature, la nostra prevede queste 2 cose. Oggi anch'io sono indignato. Oggi abbiamo quindi faccio parte, mi
La Di Girolamo è indignata. La De Girolamo è una di voi, mi siedo fra di loro. E soprattutto la produzione di antipolitica che c'è in questo momento, che è diventata l'altra faccia della politica, allontanerà dalla politica proprio le persone che ci mettono cuore, passione, trasparenza, legalità. Perché sinceramente io ho partecipato ieri sera a quel programma che è stato veramente delirante per le accuse continue di 3 ore fatte veramente in maniera forse eccessiva, ascolto questi ragazzi e alla fine mi domando per quale motivo oggi che impegno la mia vita quotidianamente in politica mi devo ritrovare magari che mi arrivano le cozze in faccia o i limoni della Notav o peggio ancora i gavettoni che sono stati riservati a Ronchi. Allora io direi sicuramente la politica ha perso credibilità. Riusciamo a dire più cose. Non abbiamo lanciato cozze in faccia a nessuno e chiediamo a lei, è indignata, si dimetta perché ha approvato tutte queste politiche degli ultimi anni e prima di tutto non siamo antipolitica e vogliamo una politica diversa. Se lei chiede di dimettermi mi dimostra che quello che ho detto fino ad ora non è servito a niente, quindi lei vuole in Parlamento determinate persone che restano attaccate come le cozze, perché lei non può fare politica con l'antipolitica, perché con le cozze non si governa il paese, solo questo. Allora noi vogliamo innanzitutto una politica che dia spazio ai cittadini e non più ai partiti. Vogliamo passare finalmente, se ne parla tanto, dalla Repubblica dei partiti alla Repubblica dei cittadini. Questa seconda Repubblica non ci è piaciuta, è stata peggio della prima e quindi chiediamo che si debba fare una politica totalmente diversa. Ci vorrebbe una trasmissione per spiegargliela, ma forse la sa e fa finta di non sapere. Allora, no, so tutto, ma il debito pubblico secondo lei l'ha prodotto questa seconda Repubblica o è della prima? L'ha aumentato, la seconda Repubblica ha aumentato il debito pubblico. La generazione mia la seconda Repubblica ha aumentato. Ma lei ha letto che cosa sta succedendo in Europa? L'antipolitica non si produce solo all'esterno, anche all'interno, ancora costa caro. Allora sentiamo. No, è molto comico sentire parlare dei parlamentari, insomma, dello stato di indignazione che vivono con gli stipendi che prendono, con i vitalizi che prendono, con i rimborsi elettorali che prenderanno e che hanno preso in passato, sentire anche parlare di giustizia che deve essere riformata, non so perché, per difendere una persona che a sua volta difende mafiosi e accusa la magistratura o che ad esempio insomma gli piace insomma... Ne parleremo. È questo, bunga bunga e quant'altro. Noi non siamo antipolitica. Noi in questi giorni siamo forza costituente, l'antipolitica sono questi partiti che non fanno altro che parlare di gossip e continuare. Allora, il problema che noi abbiamo è che ci confrontiamo con una classe dirigente che da anni, ormai da 20 anni, ci propina riforme all'insegna di privatizzazioni, di esternalizzazioni, di delocalizzazioni, di deregolamentazione del mercato, che è la politica che ha creato il debito, è la politica che comunque ha fatto salire in maniera esponenziale il debito e oggi ripropongono sempre gli stessi modelli. È questo che è inaccettabile. È inaccettabile. Noi adesso in questa assemblea, in queste assemblee che stiamo facendo, stiamo parlando di contenuti. Abbiamo varie commissioni. Io faccio parte della commissione ecologia, arte e economia. E quindi stiamo parlando di come uscirne. E questo è trasversale a tutti i movimenti. Non siamo più solo nella fase dell'indignazione, siamo in una fase già di costituente, di costituzione di contenuti, di nuove pratiche e di nuove forme istituzionali dal basso. È stato detto da questi parlamentari che loro stanno lavorando, al solito, anche l'altra volta avevamo risposto, io non li vedo lavorare, li vedo qui in televisione, poi ditemi voi. In ogni caso, parlate di leggi, parlate di queste cose che in qualche maniera dovrebbero risolvere i problemi del Paese. Come facciamo a risolvere i problemi di un paese quando alcuni di voi sono condannati in terzo grado? Facciamo un gioco, facciamo un'assemblea come noi facciamo spesso, no? Dove coinvolgiamo i nostri cittadini, quelli veri. Facciamo un giochino qui, chiediamo a tutti quanti, alziamo la mano a quanti siamo d'accordo per tirar via i condannati dal Parlamento. Vogliamo farlo? Alziamo la mano, alzi la mano anche lei, la alzi. Possiamo alzarla anche noi? I condannati del terzo grado, fate questa cosa. Gli operatori stanno alzando. Allora, lo vedi che siamo tutti d'accordo? C'è una proposta di legge. L'abbiamo presentata, perché non la discutete? Ci sono già gli strumenti, perché non lo fate? Allora, voi venite qui a fare solo chiacchiere. Adesso volevo fare solo questo inciso, no? Per mostrare le vostre chiacchiere. Rapidissima replica. Allora intanto vorrei dire. Per favore, avete parlato? Almeno 20 minuti. Qui ci sono delle persone che vogliono parlare da. Avete fatto 2-3 interventi. Cerchiamo di essere democratici. Però, voi qui contate quanto conta. Noi non vogliamo fare polemiche, siamo tutti lavoratori, abbiamo tutti delle famiglie, quindi sappiamo i problemi della vita quali sono.
Quello che i politici hanno sottovalutato e che non potranno più sottovalutare da ora in poi sarà il livello di consapevolezza che si è alzato nella gente. Quindi il cittadino adesso vuole sapere, non si beve più le bugie che sono state dette fino adesso e certe falsità non le accetta più. Noi siamo partiti da 20-30 persone, siamo adesso sul blog 1500, perché la consapevolezza sta salendo e la gente non accetta più le bugie. Il dramma è vedere parlamentari che dicono di essere d'accordo su tutto quanto e poi si lamentano del fatto che si fa di tutto un'erba un fascio. Allora, si fa di tutto un'erba un fascio perché nessuno si distingue. Ecco, quindi quando si parla di rispetto dei cittadini, decisione dei cittadini, mi deve spiegare la Di Girolamo che ha votato la manovra, mi deve spiegare l'articolo 4 e l'articolo 5 che cancellano il referendum, che sono la massima espressione costituzionale in mano ai cittadini insieme alla proposta di legge di iniziativa popolare. Lei l'ha letto o non l'ha letto? Perché non si può venire in televisione a dire sono d'accordo con tutto quello che dite e poi non far seguire a questo le proprie azioni. No, altra cosa, è chiaro che non si esce dalla crisi con gli stessi protagonisti che l'hanno causata e con lo stesso modello. Cito soltanto un esempio, un economista, quindi come dire, non un'antipolitica, non sicuramente una bolscevica come la Napoleoni, ha detto chiaramente che non si esce con questo modello dalla crisi. Per quale motivo? Perché quel debito è impagabile. La Napoleoni nello specifico ipotizza di innanzitutto capire chi ha in mano questo debito e, diciamo, alla vecchina che ha i 5.000 euro gli si restituiscono, agli speculatori si ritratta. Il discorso è questo. Martone, nessuno può permettersi, come è successo anche l'altra volta, di andare a fare i conti in tasca agli italiani. Non si può dire abbiamo vissuto al di sopra delle... chi ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità? Non certo i cittadini che si sono indebitati per comprare le case che non gli sono state costruite. Non ci sono case per i cittadini. Le intercettazioni fanno recuperare al loro Stato 10 volte quello che costano. Lei ha parlato di 400 milioni, ma lo sa che Maroni, per non far svolgere il referendum insieme alle amministrative, che fa così? Insieme all'amministrativa, ma lei lo sa, speso che il 400 milioni procuratore di quando, ogni piccola allora, città d'Italia un parlamentare ha il dovere di sapere di cosa parla quando apre bocca. Lasci concludere. Dicevo, un parlamentare ha il dovere di fronte ai cittadini che l'hanno eletto di sapere di cosa parla quando apre bocca. Le intercettazioni costano tantissimo, tanto è vero che quest'anno il doppio rispetto all'anno scorso. Pina, però studia. Sono costate 456 milioni di euro quest'anno, il doppio. Mi faccia finire però, ma non è democratico. E se lei vuole governare il paese e lui non può parlare e io non posso rispondere, allora si mette in una stanza, lei è Grillo, e smette a fare comicità, ma non se dobbiamo parlare, lei fa le domande e faccia rispondere. Allora, recupera con le intercettazioni. Ma faccia rispondere, le intercettazioni, quest'anno ci sono i dati del Mister, sono costati il doppio dell'anno scorso, 456 milioni di euro. Basta pensare che per non accorpare il referendum si sono persi 300 milioni di euro, che sono la stessa cifra che serve per coprire tutte le borse di studio dell'università, per non accorpare il referendum. La politica la governa l'economia. Costanza! Noi abbiamo iniziato con la Sinara, quella era l'isola dei cassintegrati, poi è diventata la Sardegna intera perché c'è il Sulcis, che è la provincia più povera d'Italia, con la crisi dell'Euroalluminio, dell'Alcoa, della Rockwool, che da un anno occupano un bus abbandonato, noi li seguiamo sul blog, c'è Ottana che è fallita, c'è Portovesme e poi c'è la Vinils. E purtroppo adesso sembra anche che l'isola dei cassintegrati sia diventata l'Italia intera. Quando gli operai 2 anni fa sono andati alla Sinara dicevano che c'era la crisi e il governo rispondeva che non era vero. Adesso è sotto gli occhi di tutti quello che era vero, avevano ragione gli operai. Ci sono tantissime persone, tantissimi operai, tantissime anche aziende italiane che chiedono il vostro aiuto, che chiedono a voi di sostenerli. Sì, probabilmente siamo gli unici che lo fanno, questo ci fa capire molte cose. Sì. Innanzitutto una grandissima solidarietà verso quella che è la vostra causa, perché mi pare che stanno distruggendo una regione dell'Italia sotto tutti i punti di vista, quindi la nostra vicinanza mi pare che sia eclatante. Quello che voglio dire però è che tutto questo è frutto di un sistema che è marcio, un sistema che è basato sul debito e sulla crescita infinita, quando in realtà le risorse che abbiamo a disposizione sono finite. Si parla di crescita economica, il PIL è sbagliato, cioè Bob Kennedy nel 68 lo disse davanti alla platea dell'Università del Kansas, disse che il PIL non misura il benessere della popolazione, basta col PIL, ma il benessere. PIL, felicità interna lorda.